Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Stiamo andando a piccoli passetti, non sfruttiamo queste occasioni e vabbè, non è successo nulla. Sinceramente penso che ci stiamo avvicinando al risultato finale in maniera un po' più lenta, ma non è un problema, tanto sono le altre che ci stanno dando delle grandi soddisfazioni e ci stanno aiutando ad arrivare tranquilli al risultato finale. Come da me ampiamente previsto, ieri il Milan ha perso punti, ma non ieri, perché il Milan avrà questo comportamento altalenante da qui alla fine della stagione. La Juve ha vinto, ma si rifermerà. Diciamo che se c'è l'unica che può un po' impensierire è l'Atalanta, ma l'Atalanta non sta puntando allo scudetto, sta puntando al secondo posto. Non appena avrà consolidato il secondo posto, forse avrà anche lei un rallentamento. Noi cosa dobbiamo dire? Ho sentito dire di tutto dagli interisti, vorrei portare un po' più di serenità. Praticamente tutti a dire sono stanchi, sono stanchi. No, non sono stanchi, stanno bene. L'ha ammesso anche il mister in conferenza stampa. È arrivato il braccino corto, quello di cui parlavamo. E dove si vede? Perché comunque praticamente la squadra c'è stata in campo, i ritmi sono stati discreti e comunque la corsa è stata buona. Se c'è un giocatore stanco e poco lucido, quello è Lukaku, quello sicuro. L'ha fatte tutte, poverino, deve riposare. Ma non perché non sia atleticamente in forma, perché comunque lo si vede che non è lucido davanti alla porta. C'è un segnale che fatto capire perché è arrivato il braccino corto. Il braccino corto è arrivato perché comunque ieri non abbiamo più giocato, forse due o tre volte basta, ma quasi sempre non abbiamo giocato di prima. Sempre due tocchi, tre tocchi. Chiunque al pallone alza gli occhi, comincia a guardare a chi la passa, a chi non la passa. Questa è testa. Perché comunque l'avevamo acquisito quella possibilità di fare fraseggi di prima, perché poi il fraseggio di prima, che sia corto, che sia all'indietro, che sia in avanti, quando ne vengono 3-4 uno dietro l'altro, è quel sistema che ti permette di far perdere un tempo agli avversari, di non avere il momento giusto per posizionarsi in difesa e quindi di trovare il varco per la giocata, che viene più pulita, arrivi più sereno alla giocata e quindi sei anche più lucido nel concludere in porta. Sembrava che con l'ingresso di Eriksen questa cosa fosse stata acquisita dai giocatori, ma non da Eriksen, dagli altri giocatori, perché anche Brozovic aveva cominciato a giocare di prima, anche nell'asse di destra, Barella, Hakimi facevano scambi di prima, c'era un modo di giocare che permetteva di sviluppare meglio l'azione. Allora, Eriksen ieri partita un pochettino sottotono. Ma il perché è questo? Perché lui pensa da sempre, la sua testa pensa di prima, cioè la sua testa va un tempo avanti agli altri e quindi si posiziona nel punto giusto del campo quando si aspetta il passaggio di prima. Se il passaggio di prima non arriva e quindi chi deve passargli la palla temporeggia, l'avversario nel frattempo ha chiuso e quindi si ritrova in un punto del campo che sembra che si nasconda. Poi sì, poi diventa un giocatore normale se gioca. Lui ci ha giocato qualche volta di prima, ma quando giocava lui di prima, gli altri poi fermavano la palla, si guardavano intorno o facevano due o tre tocchi. Non è un problema grave, attenzione, non è un'analisi critica. Però è il motivo per cui poi ieri abbiamo fatto la partita della solita Inter che fa 500 tiri in porta e non segna. Perché? Perché arriviamo a faticosamente, diciamo, non lucidi, con azioni sporche. Ci arriviamo spesso, ma con azioni sporche, e quindi poi dopo la lucidità davanti alla porta manca. Diciamo, siamo anche non stati fortunatissimi, perché già col Napoli avevamo preso due pali e una traversa, ieri altri due pali, insomma. Lautaro bene, Lautaro è in grandissima forma, in grandissima esplosione il ragazzo. Fa un lavoro assurdo, viene a centrocampo, si viene a recuperare la palla, si propone per il passaggio, veramente un'evoluzione da parte del ragazzo fantastica. Poi non si può dire che abbiamo giocato male, però siamo stati la solita Inter, quella che non riesce a sfondare con squadre organizzate. Qualcuno ha detto hanno fatto il pullman. No, non hanno fatto il pullman. Il pullman è un'altra storia, quando proprio rinuncia a giocare. Lo Spezia non è riuscita a ripartire
e a fare delle folate in attacco, perché comunque difensivamente abbiamo fatto un'ottima partita. E che poi non abbiamo trovato i tempi per poter scardinare la difesa dello Spezia. Perché? Perché giocavamo sempre a 2-3 tocchi. Vabbè, fatta l'analisi della partita, andiamo alla sostanza. Ho sentito gente preoccupata, ho sentito gente scagliarsi verso i giocatori, di nuovo ritornati i vecchi interisti, il vecchio Inter, vecchi interisti. Non lo so, io non so più che dire, perché comunque non c'è, non, cosa abbiamo da temere? Allora, diciamocelo chiaro, il campionato quest'anno è di basso livello. L'Inter ha fatto il solito, un campionato simile a quello di l'anno scorso, con più convinzione, con più solidità. È l'unica squadra che alla fine ha dato continuità al suo gioco. Veniamo da 11 vittorie e 2 pareggi. Nel girone di ritorno 13 partite, 35 punti. Mancano 6 partite. A che titolo in 6 partite non riusciamo a fare 7-8 punti, quelli che servono? Sì, la matematica dice 9, ma con 6-7 punti, con 6 punti, secondo me 2 vittorie siamo matematicamente campioni. Cioè, a che titolo l'Inter non ci dovrebbe riuscire? È questo che non capisco. Ripeto, non stiamo giocando male. Anche col Napoli abbiamo fatto vedere che quando vogliamo giocare, giochiamo. Quindi non lo so. Vedo questo sconforto da parte degli interisti un po' troppo esagerato. Io capisco, conosco gli interisti, anni e anni di sofferenze. Ma anche io sono interista. Io sono del 66, soffro con l'Inter dai tempi di Mazzola, di Buoninsegna. Però bisogna essere anche pragmatici. Bisogna guardare quello che è successo. Ci sta il momento, il passaggio a vuoto. Non stiamo perdendo, gli altri perdono. Il Milan ieri ha perso con il Sassuolo in casa. Adesso ci sono 6 partite in cui ci saranno per Milan, Juve e Napoli, soprattutto, che sono le 3 iniziate, soprattutto insieme all'Atalanta, ad arrivare in Champions League, con vari scontri diretti. Il Milan ce n'ha 4, mi sembra, di scontri diretti su 6 partite. La Juve ce n'ha 2, tra cui col Milan, uno col Milan, uno con noi. Quindi non capisco questo scoramento da parte degli interisti. Allora, andiamo a giocare domenica col Verona, squadra che non deve chiedere nulla al campionato. Poi andiamo a Crotone, squadra che non deve più chiedere nulla perché è già retrocessa. Poi riceviamo la Sampdoria, altra squadra che non chiede nulla, ma che noi andremo a soffrire, come dice il mister, perché gioca un 4-4-2 noioso che noi facciamo fatica ad attaccare. Però sereni, è solo rimandata la festa. Non esiste più neanche l'opzione, possiamo perderlo solo noi. Aspettiamo qualche giorno, aspettiamo oggi. Le nostre avversarie, tutte le volte che non vincono, ci regalano punti. Perché adesso il discorso è così, ieri noi sul Milan abbiamo guadagnato 4 punti, non un punto, 4 punti. Perché 3 ce li ha regalati il Milan, uno ce lo siamo conquistato noi, perché il calcolo va fatto sulle possibilità di punteggio del Milan. Il Milan si è tolto 3 punti da solo e uno gliel'abbiamo tolto noi, perché poi c'è una partita in meno. Quindi così adesso vanno fatti i calcoli, quindi tutte le altre squadre giocano per noi. Ogni qualvolta non vincono, non dico perdono, non vincono e ci sta. Ci sta anche a pareggiare. Giocano per noi. 2 vittorie e il campionato è finito. Se oggi poi l'Atalanta non batte la Roma, e ci può stare, diciamo che io penso che l'Atalanta vincerà. Ma se l'Atalanta non batte la Roma, la matematica si sposta dei punti che non conquista l'Atalanta. Cioè, c'è solo questo. Arriveremo al risultato finale senza problemi. Ci sarà da soffrire un po'. Siamo interisti. L'interista deve soffrire per DNA. E quindi basta, andiamo avanti così e ci rivediamo oggi alle 3 sul Caffè Nerazzurro sul canale di Noi Veri Interisti, parleremo di questo. Spero che parleremo solo di calcio, discorso Superlega ormai archiviato, non c'è più nulla da dire. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like se vi è piaciuto il video, forza Inter e arrivederci alla prossima. Ciao ciao, a oggi pomeriggio alle 3 su Noi Veri Interisti con Caffè Nerazzurro. Ciao ciao.